pane, questo alimento quotidiano che ha tanti significati e origini e anche simboli. E ne parliamo con il professor Normando Lombezzi, il nostro antropologo. Quindi da dove partiamo? Perché insomma ha accompagnato la vita dell'uomo, Dell'uomo, dalle origini di che cosa si panificava, con l'avena e col miglio. Poi siamo passati al farro e quindi alla farina di frumento, che ha origine proprio questa panificazione con la farina di frumento 10.000 anni fa in Egitto, no? La pasta lievitata. Da qui è passata agli ebrei, poi con la cattività, L'azimo, eh? egiziana, e poi gli ebrei l'hanno diffuso in tutto il Mediterraneo. Però al di là del fatto che il pane sia buono e utile da mangiare, ci sono tutta una serie di significati dietro il pane che non riguardano proprio il consumo, riguardano la simbologia. Cioè, questa praticamente era la radice, no? La radice. Adesso il pane ha preso un'identità perché non esiste popolo al mondo che non Che abbia il non proprio abbia più pane. pane. Quindi, Infatti, prego. basta pensare, per esempio, alla stessa preghiera cristiana, dacci oggi il nostro pane quotidiano, per E non cui di solo pane l'uomo emergono, si nutre. bene, e non emergono solo significati materiali, ma anche significati spirituali. Assolutamente. E Questo perché? questo perché? Perché il pane, fin dall'antichità, è stato un processo di lievitazione che ha dato Tempo, eh? origine a questa sacralità del pane. L'uomo che cosa ha visto nel pane? Una forza derivante a questo alimento proprio dalla terra, dalla natura della terra, che poi questa forza è stata identificata in un dio, no? E questo dio poi mangiato, che cosa ha fatto? Non ha fatto altro che trasmettere questa forza all'uomo Perché che se insomma ne qui nutriva, che se ne perché nutriva. nel senso io penso ai riti pagani, ai voti, Sì, il ai pane pani è votivi, stato cioè sempre si aveva. utilizzato anche nel quotidiano, ma nei riti religiosi. Perché Prendiamo come ha al detto lei, farro. mangiando quel pane si pensava di Impossessarsi acquisire, del dio, ecco, erano che queste un era il po', no, noi. la Ma credenza. ancora prima, diciamo, di questi riti, proprio all'inizio del mondo, all'inizio delle religioni, andiamo a finire nelle religioni astrologiche Guarda che assiro-babilonesi. bello, una donna che impasta la farina con Bellissimo, l'acqua, no? assiro-babilonese. Gli assiri-babilonesi offrivano dei pani a forma di stella a Sì. queste divinità celesti. E non a caso il pane, anche nel cristianesimo, pensiamo all'ostia consacrata, Sì. l'ostia consacrata non ha nessuna valenza nutritiva materiale, ha una valenza nutritiva soprattutto per l'animo. E pensiamo allo Si stesso trasforma nel corpo di nel Cristo, corso di voglio E dire. pensiamo per esempio che i primi cristiani, i cristiani delle origini, identificavano nel pane la stessa forza che aveva Gesù nel guarire alcune malattie invalidanti. E non a caso in Sardegna, ancora oggi, per guarire da alcune malattie come i reumatismi, vengono avvolti gli infermi in delle pagnotte appena uscite Dal dal forno. forno per far uscire da loro la loro acqua cattiva. Ma anche i pani, se non erro, di Sant'Antonio, per la festa di Sant'Antonio, il Sì, pane benedetto ritornano le che stesse si simbologie mangia, eh? religiose. Per esempio, ci sono i pani non solo di Sant'Antonio che riguardano, diciamo, gli animali, ma ci sono anche i pani della carità. Sì. Ci sono anche i pani degli angeli, ecco che è una dimensione tutt'altro che terrena quella del Ma poi pane. voglio dire, io se penso ai primi dolci, voglio dire arricchiti, erano pani arricchiti Ma di l'uso stesso uvette, che se di. ne fa del pane nei riti di passaggio, per Sì. esempio quelli matrimoniali, per esempio quelli della nascita, per esempio quelli anche della morte e dei riti funebri. In Sicilia i pani non viene gettato addosso alle coppie di giovani sposi che escono dalla chiesa il grano o il riso, vengono gettati dei piccoli panetti della forma più adatta per augurar loro la fertilità. E in Sicilia di nuovo si gettano fuori dalla chiesa dei panetti a forma di neonati per augurar loro la stessa. Nascita del neonato. Pensiamo per esempio agli stesse superstizioni che avvolgono il pane. Una volta tenerlo rovesciato sopra la Ma io tavola non lo faccio mai. significava rovesciare la faccia benedetta di Gesù. La mia stessa Mai. nonna materna, Caterina, a me mi ha sempre detto che se avessi sparso delle briciole di pane per terra sarei stato costretto a raccoglierle in purgatorio con un paniere senza Lo fondo. diceva anche la mia nonna, non gettare il pane perché se no quando morirai ti manderanno in giro.
per sempre, perché poi voglio dire, a raccogliere il pane con un cestellino sfondo, capite bene, sfondo, diceva mia nonna. Sì, sì, senza fondo. E per finire anche nei riti funebri, mangiare del pane, questo ci deriva proprio dal farro, dalle focacce di farro latine che venivano offerte ai defunti insieme al vino sulle tombe, mangiare del pane sulla tomba di un proprio defunto significava addirittura vivificarlo in noi e poi, quindi ridargli quella vita attraverso quei processi, come si diceva all'inizio, di fermentazione e di lievitazione che hanno dato origine a questa forza simbolica, a questa, questa forza religiosa di far lievitare pane. Ha dato proprio perché all'uomo c'è una forza qualcosa della natura, di misterioso, il frumento, no? Gli deriva proprio dalla terra. Quindi quando portiamo del pane in tavola, cioè, pensiamo un po' al significato, a tutto quello che ci sta dietro, una radice fortissima che è arrivata con la sua identità oggi nelle nostre... A identificare il pane nel corpo di Cristo e quindi nella più alta divinità che... a cui l'uomo si deve raccomandare per averne poi attraverso il pane la stessa forza. E detto questo, nemmeno ai carcerati si rifiutava pane e acqua. Allora, detto questo, abbiamo scoperto attraverso appunto il grande sapere del nostro antropologo, il professor Normando Lombezzi, le origini e i significati del pane.